Non c'è nessun'altra festa cristiana come il Natale che ci trovi impegnati a mettere in scena nelle nostre case quello che è capitato più di 2000 anni fa a Betlemme. Il presepio, piccolo o grande che sia, prefabbricato o costruito nuovo ogni anno, svela ai nostri occhi l'avvenimento di Gesù che nasce per noi, Dio fatto presenza, fatto carne. Come diceva San Francesco all'amico Giovanni nel Natale del 1223, vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato. Anch'io sto lavorando in questi giorni, nei ritagli di tempo, al mio presepe casalingo, animato da numerose statuine, più di 500 collezionate negli anni, di un grande artigiano provenzale, Marcel Carbonel. Di questo presepe, ma in qualche modo di tutti, specialmente di quelli fatti dai bambini, mi colpisce il fatto che dentro ci sia tutta la vita dell'uomo, tutti i mestieri e tutte le cose che servono per svolgerli. Ed è ben giusto perché ciò che è capitato a Betlemme riguarda tutti, ma proprio tutti. Ci sono quelli indaffarati, concentrati sul loro lavoro, quelli che si divertono suonando e danzando e quelli in cammino verso l'avvenimento della nascita. Grandi e piccoli, vecchi e giovani, chi va di fretta senza fatica e chi si affanna fino a sudare, come il curato che con un fazzolettone si asciuga la testa. Ma tra tutti i personaggi ce n'è uno particolarmente affascinante ed è l'Homme Ravi, con la rispettiva versione al femminile, l'uomo estasiato, rapito e pieno di gioia per quello che vede accadere. Eccolo. Con le braccia spalancate, che guarda verso la capanna dove giace il bambino Gesù. Questo stupore rapito descrive meglio di qualsiasi altro atteggiamento l'animo dell'uomo che si accorge e riconosce quello che sta capitando. Il Natale ha introdotto nel mondo questo sguardo che brilla per ciò che vede e guarda. Poi, dalla capanna di Betlemme, lo sguardo di quell'uomo con dentro ciò che l'ha colpito si gira a guardare tutti gli altri e tutte le cose della vita, con una positività che è motivata dal fatto che tutto è riconosciuto come dato ed è quindi un regalo e che ciò che più desideriamo si può veramente compiere. Come mi ricorda l'amico Don Giussani, la commozione per la presenza di Cristo diventa commozione nella vita quotidiana. Non c'è niente di inutile. Non c'è niente di estraneo. Nasce un'affezione a tutto, tutto, con le sue conseguenze magnifiche di rispetto per la cosa che fai, di precisione delle cose che fai, di lealtà con la tua opera concreta, di tenacia nel perseguire il suo fine. Diventi più instancabile. Buon Natale a tutti.